Ciao a tutti ragazzi, preparo un trave per la pesca del pesce serra. In tanti mi avete chiesto cos'è un pulley, vi faccio vedere. Sto preparando proprio un pulley per tentare la cattura del pesce serra. Cosa mi occorre? Mi occorre uno spezzone di monofilo per fare il trave. Io in questo caso utilizzo uno 0,65, in quanto facendo anche lanci angolati c'è bisogno di una dimensione, di un diametro abbastanza generoso. Due gommine morbide, due girelle anch'esse belle generose. Faccio un trave clippato, quindi un bike clip. Questo è un bike clip, bike clip, un ombrellino su un pezzettino di trave d'acciaio con aggancio per il piombo. L'amo verrà incastrato qui. Una volta che il piombo tocca l'acqua, l'ombrellino sale, l'impatto dell'acqua fa salire l'ombrellino, liberando l'amo. Cavetto d'acciaio da 25 libbre, un monofilo allo 0,40. Dai, partiamo, prepariamo. Allora, come prima cosa lego la girellina alla quale attaccheremo il finale. Faccio un nodo, tre spire a scendere e tre spire a salire. Inumidisco e tiro. Qui poi collegheremo il finale. Vediamo quanto fare lungo il trave. Io non lo faccio eccessivamente lungo, in quanto dove pesco io, Tirrenia, l'acqua è veramente veramente bassa. Quindi faccio una metrata. Ecco qua. Adesso infilo dall'altro capo la prima perlina morbida, girella. Questa girella funge da carrucola, invece di avere una vera e propria carrucola, una girella va più che bene con diametri generosi. Altra perlina, ecco qua, e adesso collego il mio bike clip. Solito nodo. 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Passo dentro, inumidisco e si serve. Ecco, taglio l'eccedenza. E questo è il trave. Eccolo qua. Adesso prepariamo il bracciolo. Metto due ami non troppo grossi, 4-0, misura 4-0, cavetto d'acciaio da 25 libbre, infilo il primo amo, il secondo. Io lo blocco in questa maniera, passo una volta, una seconda volta, e faccio due giri all'interno. Tiro. In questa maniera l'amo è libero di muoversi. Faccio una piccola saldatura. Siamo attenti quando facciamo le saldature, ci va passata veramente poco la fiamma. Ecco qua. Tagliamo l'eccedenza.
Ecco. Quest'amo poi lo fisserò successivamente, faccio vedere in pesca come lo fisserò. Così facendo quest'amo è libero di muoversi e riuscire a bucare meglio il serra, l'apparato boccale del serra. Faccio diciamo un cavetto non troppo lungo, a me troppo lunghi non piacciono, di una 15-20 cm. E solita cosa, avvicino, intreccio, faccio una saldaturina. Questo discorso, fiamma va passata poco, ha proprio fatto bruciare la guaina che c'è esternamente ed ecco fatto la saldatura. Si taglia l'eccedenza, ecco qua, qui attaccheremo il nostro finale dello 0 0 parato. Qui faccio un nodo a strozzo, inumidisco un po'. L'accortezza adesso è di fare il finale qualche centimetro, 5 centimetri almeno, più corto del trave. Quindi che faccio? Metto l'amo nella clip, questa maniera, scorgio, siamo arrivati qui, io taglio il finale a questa lunghezza. Colleghiamo adesso il bracciolo alla girella e questo è il nostro tubetto. Vedete, in questa maniera qui attaccheremo la maglia del mulinello, questa girella, e il nostro pulley è pronto. Ecco qua. Una volta che si libera in acqua avremo un finale diciamo scorrevole. Le perline servono appunto per battuta sia lato terminale sia lato piombo. Ecco il nostro pulley clippato. Per il piombo con la clip, doppiamo il cavetto, scorre e qui girellona abbastanza generosa per collegare il trave al filo del mulinello e le due perline, ma in maniera che facciano da battuta morbida sia lato terminale sia lato piombo.
Ora andiamo in spiaggia e vediamo come è fisso il secondo uomo e mischiamo un trancio di pesce. Questo è un doppio amo e amo non è bloccato. Per bloccarlo io lo metto una distanza che voglio in base al trancio e poi con il filo elastico lo fisso. Tanti giri. Lo blocco un nodino, anche se non ci sarebbe bisogno. Ecco, e l'amo non scorre, quindi fa, diciamo, da ferma esca durante il lancio. In questa maniera fa da ferma esca, evita la risalita del trancio durante il lancio, essendo clippato basso, quindi evita la risalita. Questo è bello cicciotto, ora poi lo taglio un pochino per renderlo più leggero. C'è tanta ciccia qui, specie nella parte alta, sennò poi l'amo rischia di non fare presa. In alto, ora tolgo un pochino di polpa, ecco. Ecco, ami bene in fuori.